Ben ritrovati agli amici di Golf Television, puntata numero 256. E beh, Marco Lanza, oggi abbiamo un carissimo amico nel vero senso oggi della parola. Abbiamo un carissimo amico, praticamente lui da quando è nato organizza circuiti di golf. Possiamo dire che è il massimo esperto di organizzare questi circuiti. È diventato circuiti. Anche alto nell'organizzare gare. In fasce organizzò. Massimo Colognola, giornalista, responsabile AC Golf, che da 28 anni porta in giro per l'Italia e con una grandissima finale all'estero gli appassionati di golf, gli amatori. Insomma, vabbè, noi ci vediamo anche nelle nostre gare dei giornalisti, ecco perché dico un carissimo amico, sono tutti amici quando vengono in studio, ma con Massimo c'è forse questo rapporto di colleghi che ci lega anche per la nostra associazione. Intanto, parliamo di questa grande gara che è... Io la chiamo gara, ma è un circuito, il l'AC Golf. L'AC Golf, 28esima edizione. Sì. Che cosa vogliamo dire? Insomma, quante tappe? 32 tappe, quindi ormai è diventato uno dei circuiti, credo, più vetusti del panorama golfistico italiano dopo 28 anni. E anche io sono diventato vetusto. Perché tu lo seguivi il primo anno? Diciamo no, le prime due o tre edizioni non erano un circuito, ma era una gara singola, un'invenzione fatta dal presidente dell'Automobile Club di Cuneo con una gara fatta al golf di Cherasco, riservata ai soci ACI. Dopodiché questa cosa è piaciuta agli Automobile Club del Piemonte, quindi piano piano si è allargata fino a che si è creato un vero e proprio circuito nazionale con l'aiuto dell'Alpi Tour fu istituita una finale all'estero e così come per tradizione ormai il nostro circuito finisce con una finale all'estero che rappresenta quella, il campionato italiano di golf dei soci ACI. Ecco, noi tra l'altro vediamo proprio le immagini della finale di Creta dello scorso anno, sì. Dove la bella tradizione è che anche noi ormai è qualche anno che vi seguiamo nelle vostre finali internazionali, certo. Sono 5 anni credo. E poi facciamo tutto questo reportage, lo mandiamo in onda all'interno della trasmissione, ma la cosa carina è che poi tu sotto Natale, quando devi comunicare il calendario del prossimo anno, mandi quella che è tutta la clip della finale. Il vostro prodotto, quello che è il DVD con ecco, le immagini. Cosa comporta organizzare una finale di questo tipo? Perché noi non ti vediamo mai né in campo a giocare, cioè a mangiarti un gelato, ma sei agli orari impossibili, sei ancora lì che lavori col tuo staff. Ma sai, quando fai un evento, organizzi un evento di questo tipo, la preoccupazione più importante è quella di far star bene le persone, i finalisti, che si trovino bene, che si rendano, come dire, che credano di essere in un evento internazionale, si sentano coccolati, che devono essere loro i protagonisti di un evento e di una gara che, al di là del fatto che è un gioco, perché è una gara per dilettanti, per amateur, però fatta in modo tale che loro possano sentirsi professionisti, e questo che li appaga, però no? Che senza li fa esasperarli, facendoli divertire. No, assolutamente. Se no facendo... c'è un brutto ricordo. Non li devi asfissiare, chiaro. Però gli devi far trovare tutto pronto e in modo tale che loro si sentano curati, accuditi, e per fare ciò hai bisogno di alzarti la mattina ad ore improbabili, essere sul campo 2 ore prima della prima anche partenza, noi. Insieme a voi, quindi arrivi a buio e ritornare dal campo dopo un'ora che sono partiti tutti. Guarda, ci torniamo a parlare di questo perché mi piace che anche i nostri amici a casa possano capire le sfumature che ci sono in un dietro le quinte, perché tu credo che in 28 anni non hai mai giocato una finale tua neanche come fuorigara, cioè sei attento a quello che succede intorno. Sì, insomma, per scelta professionale, credo, io non ho mai giocato una gara del nostro circuito e non ho mai giocato una... No, a dire il vero, ho giocato una finale un anno a Sharm el Sheikh, perché l'organizzazione era curata allora ancora dall'Automobile Club di Cuneo, per cui mi
mi dissero che potevo giocare questa cosa. Non ti volevano. No, non mi volevano tre. E allora, però feci adesso il primo netto assoluto, rinunciando al premio, ovviamente. Mi sembra giusto. Allora, nel caso tu adesso abbia voglia magari di giocare un po' più spesso, non le tue gare, perché tu sei un professionista. Assolutamente serio, no. Quindi certo. Non le giochi, ma andiamo a vedere una bella lezione di golf. Ah, che mi può essere utile. Ti torno utile per le gare nostre dei giornalisti. Allora, Carlo Zappa questa settimana è rimasto ancora in bunker, è già qualche settimana che staziona dentro questo bunker, però come ci si fa vedere, quando vado in bunker ci passo la giornata. Un'uscita lunghissima, un colpo veramente difficile, come va giocato? Amici di Golf Television, ben ritrovati dal Golf Club Carimate. Ci siamo lasciati dopo aver giocato un'uscita corta vicino alla sponda con l'asta vicino. Oggi andiamo a fare un colpo difficilissimo. Ho un'uscita con 8, 9, 10 metri di bunker davanti e 3 metri per fermare la palla. È un'uscita dove i grandi giocatori possono tirare verso la bandiera giocando un lob, un 60 gradi, perché non cercare di fermarla, e devono sviluppare tanta velocità perché comunque devono fare 12-13 metri di volo. Al giocatore principiante consiglio di giocare la palla in green, quindi scegliere la via più facile cercando di buttarla in green e poi cercheremo di fare i due putt. Il grande giocatore gioca sempre per fare meno colpi possibili, quindi tira sicuramente ad imbucare. Al massimo cerca di fare uscite putt, quindi gioca sicuramente verso la bandiera. Devo sviluppare tanto swing, devo sviluppare tanta velocità anche se ho il lob. Uso il lob in 60 gradi perché devo fermare subito la palla, ho un'uscita comunque difficilissima, pochissimo spazio per fermarla. Mi aiuto impugnando il bastone aperto, come abbiamo visto anche nella spiegazione di settimana scorsa. Quando apro il bastone lo ruoto leggermente verso destra, mantengo invariato il grip, non devo cambiare la posizione delle mani. La mia mano è sempre nella sua posizione naturale, ruoto la faccia del bastone e metto la mia mano. Ecco che il mio bastone è nella sua posizione naturale. Guardo bene la distanza, posiziono la mano destra, allineo il corpo leggermente a sinistra perché devo portare la faccia del bastone verso l'obiettivo, affondo i piedi, come abbiamo visto affondo i piedi per cercare di colpire leggermente prima. In questo caso particolare normalmente io affondo i piedi sempre nello stesso modo perché devo colpire sempre la stessa quantità di sabbia, così so quanto pressappoco decelere il mio bastone. In questo caso particolare affondo leggermente meno i piedi perché cerco di colpire meno sabbia per far scivolare ancora di più il bastone e riuscire a dare anche un po' di effetto per fermare la palla. È un'uscita molto difficile e cerco di attrezzarmi anche con questi piccoli accorgimenti. Quindi sento comunque, affondando poco i piedi, la consistenza della sabbia. Cerco di sviluppare tanto swing perché devo cercare di fermare la palla in pochissimo spazio. Ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Settimana prossima vi spiego come buttare la palla in fianco. Rieccoci nuovamente in studio con il nostro graditissimo ospite Massimo Colognola. Abbiamo parlato prima della finale, ma in base a quale criterio si sceglie la località dove andare a giocare la finale? Beh, questo è uno dei problemi, come dire, più grandi per l'organizzazione di una finale, nel senso che devi mettere insieme alcune caratteristiche che non sempre è facile far andare d'accordo per organizzare una finale come la nostra, che vede una partecipazione di 180-200 persone.
130-140 golfisti e il resto accompagnatori che, siccome ormai si è sparsa la voce che... Ti è data una vacanza fissa nel panorama di settimana del calendario annuale. Abbiamo tante persone che indipendentemente da dove andiamo a fare la finale, loro si prenotano e vengono. Allora, uno dei problemi più grandi è ovviamente la scelta della destinazione, perché deve essere una destinazione che metta insieme un buon campo da golf e una location che abbia un appeal che deve essere necessariamente o turistico o balneare. Quindi, Creta l'anno scorso è stata una cosa fantastica. Esatto, noi cerchiamo di scegliere quello balneare perché la finale nostra si svolge generalmente fine settembre, quindi ancora posti e periodi in cui se trovi un buon meteo hai la possibilità di fare ancora mare per chi non gioca a golf. E mettere insieme però appunto 180-200 persone non è facile, perché devi innanzitutto per quanto riguarda il golf bloccare il golf per 3 giorni, e siccome generalmente i posti dove andiamo sono località turistiche, i campi da golf sono prenotati già dall'anno precedente e quindi devono liberare 3 giorni, perché la nostra finale c'ha un giorno di prova del campo come tu sai e 2 giorni di gara, che con 130 persone occupano dalla mattina alla sera tutto il campo. La difficoltà credo che stia proprio nell'abbinare la località, hai detto, con un appeal, perché ad esempio l'anno scorso Creta non ha bisogno di raccontare tante cose, è la storia, per cui anche i golfisti, terminata la gara, hanno avuto modo di apprezzare delle escursioni meravigliose. Ma abbinare con un campo tecnico, un campo vero, cioè la scoperta ad esempio è stata quella di 2 anni fa a Ibiza. Esatto, cioè, uno dei problemi tecnico, è proprio questo, vincere la riluttanza dei golfisti che generalmente preferirebbero posti con tanti campi da golf dove potersi esprimere, dove poter giocare tutta la settimana eccetera, e quando proponiamo delle location che non sono conosciute da un punto di vista golfistico, appunto come Ibiza l'anno scorso, come Creta quest'anno, sono stati tutti sorpresi, perché il campo di Creta è un campo meraviglioso. Beh, quello in Bermuda è fantastico, ma poi è proprio la bellezza delle buche. Cioè. Eh sì, e quindi c'è anche questo effetto sorpresa, e che ormai riusciamo a vincere la diffidenza dei golfisti per l'esperienza, abbiamo sempre portati in posti belli anche con un solo campo da golf, si sono divertiti, e poi come vedi abbiamo un'organizzazione per la finale che non ha nulla da invidiare veramente a un circuito di professionisti, considera che abbiamo 3 arbitri nazionali che portiamo in finale che insieme a me lavorano dalla mattina alla sera, anche loro non giocano. Sì, a mezzanotte siete ancora lì a lavorare nel vostro... Certo, quindi sì, insomma, organizzare una finale bene vuol dire lavorare dalla mattina alla sera, vuol dire tenere tutto sotto controllo, vuol dire assecondare tutte le esigenze dei giocatori, vuol dire farli sentire bene, far capire loro che c'è uno staff che si occupa solo di loro e delle loro esigenze. E loro ci riescono molto bene. Vabbè, credo non a caso sia arrivato 28 anni di organizzazione e oggi fa scuola, perché credo che l'AC Golf, l'Automobile Club, nel settore golf, no, ma non è una sgradinata, Massimo. Però fai scuola e credo che molti hanno cercato, se non altro, di prendere il meglio. Il peggio no, perché è tutto perfetto, il peggio magari lo creano altri, ma però tu sei stato veramente... Sì, veramente noi so che ci sono alcuni circuiti che hanno emulato il nostro, no? come tipologia di gare, come modalità, come finale. Poi certo, la capacità di realizzarlo più o meno bene, noi adesso non lo dico per... Credo, perché tutti quelli che vengono ci dicono che il circuito è organizzato bene, che gli è piaciuto. Tutti quelli che vengono, la cosa curiosa è che fanno una gara all'anno perché possono partecipare dopo, pagando. I vincitori sono ospitati a 360 gradi su tutto, però si può partecipare anche chiaramente avendo giocato. Dobbiamo correre adesso a vedere subito un aspetto del regolamento.
Yes. Quello non è tanto del comitato gara che avevamo visto qualche settimana fa con Ballini, ma della commissione sportiva, che non riguarda una finale, ma che è importante per le gare di circolo. Da Gol Television e da Roberto, eccoci in questo nuovo angolino che abbiamo appena introdotto, che è l'angolo della risposta ai nostri telespettatori. Ci è stato chiesto di spiegare che cos'è la commissione sportiva, ma qui aggiungerò anche un'altra parolina in più che forse alcuni non hanno ancora ben capito. La commissione sportiva che cos'è? È un organo che ogni circolo si dota per gestire la parte più importante dell'aspetto golfistico del circolo, cioè la parte sportiva. Quindi la commissione sportiva, che è un organo che è nominato dal consiglio, il consiglio normalmente si riunisce e nomina ogni anno o con una cadenza di 3-4 anni a seconda di quanto questo consiglio rimane in carica, nomina un gruppo di persone che sono commissionate a gestire la parte sportiva del campo. Cosa significa? La parte più importante è la preparazione del calendario gare. Sapete che il calendario gare, che può iniziare dal 1 gennaio e terminare al 31 dicembre, ha un lunghissimo periodo in cui deve essere gestito. Bisogna contattare gli sponsor, bisogna con questi gestire la gara e preparare tutta la parte organizzativa giornaliera. Un altro aspetto molto importante della commissione sportiva è la supervisione della preparazione del campo. Abbiamo parlato del comitato di gara. Il comitato di gara è una cosa che esula un attimo dalla commissione sportiva ed è un braccio della commissione sportiva, vale a dire organo commissione sportiva demanda al comitato la gestione vera e propria della gara, ma sempre sotto il controllo e la verifica della commissione sportiva, che deve essere dare dei precise indicazioni, dire non so, in certo tipo di gare noi adottiamo la regola del si piazza, oppure in questa parte del campo mettiamo un fuori limite interno piuttosto che metterlo da un'altra parte, segniamo questa area come area di penalità. Cioè questo è il compito vero e proprio della commissione sportiva. Oserei dire che tra la differenza tra la commissione sportiva e il comitato è che la commissione sportiva è un organo che gestisce l'annualità del campo, il comitato è un organo che gestisce la quotidianità del campo e della gara. Vi avevo detto all'inizio che facevo un piccolo distinguo. È stato introdotto da una decina d'anni a questa parte anche il comitato handicap, che non è la commissione sportiva, che non è il comitato di gara, ma è un comitato a sé stante, sempre nominato dal consiglio, e che in un certo senso è il braccio lungo della federazione all'interno dei circoli. Vale a dire, questo gruppo di persone, composto da 3-5 persone, quante il circolo vuol fare, sono quelle persone che devono gestire la correttezza della preparazione del campo agli effetti dei risultati EGA. Vale a dire, il campo è misurato secondo una certa lunghezza, devono essere rispettati questi parametri di lunghezza, questi parametri di difficoltà, al fine di avere sempre degli handicap validi, fatti con gare valide. Questa è la differenza tra commissione sportiva e commissione handicap, che non sono la stessa cosa. Potrebbero anche confondersi nella loro composizione, mettendo le stesse persone, però sono due organi completamente diversi. Mentre il primo, la commissione sportiva, è l'organo sportivo del circolo, il comitato handicap è l'organo handicap della Federazione Italiana. Spero di essere stato chiaro e se avete degli ulteriori chiarimenti chiamateci che vi risponderemo dall'angolo della risposta ai telespettatori. Da Gol Television e da Roberto, alla prossima!
faccia corta. In una torrida estate del 1994 in New Jersey, il ritrovamento del cadavere di Timothy Palmer, ex campione e allenatore del più prestigioso golf club del mondo, sconvolge la tranquilla routine della piccola cittadina di Pine Hill. Circa 20 anni più tardi, in una calda primavera italiana del 2016, a San Vigilio del Garda, Peter Mayer, giovane talento del golf internazionale, viene arrestato per l'uccisione della propria fidanzata, Laura Achilli. Una partita di golf lunga 20 anni, in cui storie, apparentemente slegate, sembrano essersi date appuntamento all'ultima buca, in Italia, per chiudere i conti. Nuovamente in studio con Golf Television. Beh, caro Massimo Colognola, abbiamo tantissime tappe, tu ben 32, yes. Noi quest'anno raggiungiamo le 30 per la prima volta e capiamo quali sono che i stiamo problemi. Raggiungendo. Quali abbiamo sono i mal problemi. Di testa nell'organizzare tutti questi eventi. Noi vogliamo ricordare appunto la nostra prossima tappa, perché Marco Lanza saremo a Villa Paradiso. Villa Paradiso. Sabato prossimo. Il 18, io intanto con i numeri mi perdo. Sabato 18 maggio saremo a Villa Paradiso, anzi diamo un'occhiata alla nostra locandina, eccola qua, con tutti gli appuntamenti, si è giunto il 1° di settembre Borgo di Camozzago. Diciamo che torneremo presto in Emilia, siamo stati a Rapallo la settimana scorsa e a Crema, quindi diciamo che sono tante le tappe, ma vediamo proprio dove andremo sabato in questo splendido percorso che era stato voluto fortemente proprio da Aldo Valtellina, Villa Paradiso Golf Club, perché pensa che la storia di questo circolo che nasce alle porte di Milano, tra Milano e Bergamo, e Cornate d'Adda, era il campo predestinato a dover ospitare gli Open d'Italia a lungo, perché Valtellina acquisì i diritti dalla federazione, lo portò a Smolas per qualche anno e poi lo trasferì a Loggiata in un'edizione che ricordo con particolare simpatia, perché mi ricordo che tremavo a fare la proam il giorno prima, avevo le gambe che tremavano, era la mia prima proam importante, ma la cosa curiosa è che Villa Paradiso proprio nelle idee, nel progetto, era quello di diventare il campo dell'Open d'Italia, un campo meraviglioso, molto tecnico, direi difficile, anche piuttosto lungo. Tu ci hai già giocato, Massimo? No, non credo. Avevamo fatto un Italia-Francia giornalisti un anno, ma dico, è veramente impegnativo. Beh, però è anche un campo divertente che ti lascia giocare, quindi diciamo che va bene sia per i neofiti, ma soprattutto per i giocatori più esperti. Dobbiamo anche ammettere che è un campo sfortunato, perché fuori Valtellina purtroppo questo campo sta trovando gravi difficoltà e il nostro augurio sicuramente è quello che presto si possa riprendere, perché direi che intanto l'attività va avanti tranquillamente. Nel migliore dei modi si possa riprendere, in modo tale che possano arrivare qui anche un Open, gare importanti, gare internazionali. Abbiamo visto adesso Franco Ripamonti, che è il maestro del circolo, è uno dei veterani. Quindi ricordiamo la nostra tappa del Golf Television in Tour sabato 18 maggio in quel di Villa Paradiso a Cornate d'Adda, quindi praticamente tra Trezzo e Milano, dove come di consueto ci saranno 3 categorie in gara, i 4 nearest to the pin speciali, i vincitori del netto accederanno direttamente alla finale del Golf Club Franciacorta del 7 di ottobre, una grande finale che organizziamo ogni anno,
e insomma c'è da divertirsi. Soprattutto la cosa importante è che ci saranno le nostre telecamere per riprendere e testimoniare che cosa è successo quel giorno. Come diciamo noi, il nostro claim finale è: diventa anche tu protagonista in TV. Ecco, che così almeno mettiamo gli amatori direttamente in televisione e impegnati. Voi dove siete sabato prossimo? Noi sabato siamo al Brianza. Vicini siamo. Qui vicino. Ci tiriamo un driver da una parte all'altra. Esatto. E poi invece domenica siamo al Matilde di Canossa, che voi avete già fatto. E dove io a casa di Adami e Carlotta. Carlotta, che è uno degli arbitri della nostra finale. È vero, è storica anche lei, non si dice che. Ecco, guarda che vediamo adesso proprio la tua locandina. Fermiamoci un secondo su questa locandina. Allora, diciamo 32 appuntamenti. Quindi settimana prossima voi siete Brianza da Francesco Laimo, che è stato ospite. Yes, esatto, la puntata insieme, scorsa. Siamo stati insieme ospiti. È lì che ci siamo conosciuti, è lì che è nata l'organizzazione della gara. Che lui ci chiese se poteva interessare. Campo molto bello. Il campo è bello, non lo conoscevo, è una struttura anch'essa molto bella, e poi tra l'altro il campo del nostro amico Marco Lanza, e quindi come potevamo non fare la gara lì? Certo. E quindi con l'Automobile Club di Milano, che è il nostro partner. Noi, di giornata. Sì, perché il nostro circuito si svolge con l'ausilio degli automobile club provinciali, cioè noi, il nostro presidente Sticchi Damiani, quando il periodo estivo manda una richiesta a tutti gli automobile club italiani per chi vuole essere inserito nell'edizione dell'anno successivo. Quest'anno hanno risposto 32 automobile club e quindi ogni automobile club ci supporta nella gara, nella loro tappa, quindi mettendo a disposizione il personale dell'automobile club il giorno della gara, perché premi fantastici, perché voi avete un tavolo di premiazioni voi sapete, il nostro è un circuito che si rivolge ovviamente ai soci dell'Automobile Club Italia, per cui la finale è un evento sociale e quindi, visto che è una cosa che si rivolge prevalentemente ai soci, perché la gara è aperta a tutti, no? Il montepremi in ciotole d'argento eccetera è per tutti, però le ospitalità per la finale sono riservate ovviamente ai soci. Se sei socio ACI lo comunichi prima della partenza, e se vinci sei socio ACI, esatto. Allora ma perché la finale, non solo, ma se non sei socio ACI la mattina stessa della gara ti puoi anche associare a condizioni promozionali, ovviamente, perché vogliamo dare a tutti l'opportunità di partecipare alla nostra gara e poter vincere l'ospitalità per la finale. Bello. A proposito di gare dell'ACI Golf, tu prima hai accennato che noi ogni gara mettiamo a disposizione 4 nearest to the pin. Nelle gare dell'ACI Golf si può vincere il nearest anche non arrivando in green. Sì, è una regola che ognuno ha le sue fissazioni. È vero, è vero, closest to the pin. Ma sai... Allora, i premi speciali non hanno una regola federale, no? Per cui nella fattispecie, almeno questa è una mia convinzione, il nearest to the pin è la palla più vicino alla bandiera. Ora, tu mi devi spiegare, se io metto una bandiera in una posizione un po' difficile, no? Immediatamente dietro al bunker, su un green fatto ad L, E c'è la regola che vince il nearest chi sta in green. Se la bandiera è attaccata al bunker, io vado in bunker, lo misuro. Appunto, ma se io ho attaccato la bandiera e sto dentro al bunker a 3 metri dalla bandiera e l'altro che in sicurezza ha messo la palla in green a 20 metri dalla bandiera, vince lui il nearest e io no, cioè mi sembra un'ingiustizia, per cui... Allora dobbiamo correre, perché qui perdiamo continuamente gli spazi temporali. Allora adesso andiamo subito a vedere invece cosa è successo nella nostra tappa di Parma con il Golf Television in Tour. Un saluto agli amici del Ducato, a tutti i giocatori fantastici, divertenti, a Caterina Quintarelli, che è un direttore fantastico, a tutto lo staff e Alessandro, che adesso deve essere tornato, anche Alessandro Carrara, che gestisce queste grandi realtà a Parma.
Ciao Golf Television. Ciao. Ciao. Benvenuti a Parma, siamo al Golf del Ducato, percorso La Rocca, Sala Baganza, una realtà golfistica che comprende anche Vigatto, dove c'è chiaramente un bellissimo campo pratica, una pitch and putt, e Salso Maggiore. Questa è la realtà del Golf Parma. Bene, andiamo a vedere adesso che cosa succede in questa nostra tappa del circuito Golf Television in Tour. Come di consueto, tanti premi, altri tre vincitori per la finale del 7 ottobre. Giornata di sole, splendida. Restate con noi. Splendida dopo due giorni di pioggia, il sole, il campo perfetto, bello verde, ottima. Vi state divertendo? Sì, tantissimo, grazie. Per fortuna che c'è la televisione. E lei? Molto. Grazie, ciao. Già. Questo è alla Mickelson. Sì, è la Mick, magari. Magari, magari, non è la Mickelson. È un brutto top. Siamo sempre in contatto col Go Television. Grande colpo. Grazie Marco Lenza. Avere i complimenti da lei è sempre un onore. Evviva Go Television! Acqua. Questo è acqua. Tanto per cominciare, come sta il golf da queste parti? Ma noi qui del Golf Ducato ci stiamo dando da fare per promuovere il golf nella provincia di Parma, e ogni anno riusciamo ad avere un buon numero di golfisti nuovi, di fare un buon numero di golfisti nuovi. Facciamo parecchi corsi promozionali, quindi ci stiamo dando da fare. Il Parma Golf Experience, che è questo gruppo che è stato creato e di cui fanno parte Parma Golf, che è il campo pratica e 9 buche pitch and putt, dove viene fatta, dove si svolge tutta l'attività promozionale e l'attività giovanile. Questo 18 buche, il percorso La Rocca, è il campo storico di Parma, quindi una volta che i principianti hanno iniziato a prendere un po' di dimestichezza con il golf sul percorso pitch and putt, possono venire qui a giocare con delle tariffe agevolate. E il golf di Salso stiamo cercando di rilanciarlo, è un campo particolare ma che ha un grandissimo potenziale. Sono stati fatti dei lavori anche nell'inverno scorso per ripristinare dei green che erano un po' sofferenti, e si sta cercando di rilanciare tutta l'attività sportiva del golf di Salso Maggiore. La scommessa a Salso Maggiore, come si vince? Come si vince? Intanto si vince cercando di, secondo me, di unire il più possibile i tre circoli, cercando di spostare i golfisti da un circolo all'altro e di farli giocare un po' dovunque. E i giovani? I giovani, la Parma Golf Academy
punta molto sui giovani, chiaramente, perché è quello che bisogna fare per sviluppare il golf in Italia, non soltanto a Parma. Poi ci sono corsi per i piccolissimi e fino a chiaramente all'attività, ai ragazzi che fanno parte dell'attività agonistica e che quindi prendono parte anche poi alle gare giovanili in giro per l'Italia. Qual è la strategia per queste seconde nove? Visto che con la pallina bianca le prime nove è andata piuttosto malino, si prova il tutto per tutto con la pallina rossa. Può spegnere. No, ma bravo, Calvi. Strane condizioni. Contento. Giornate di pioggia, alternate giornate di sole, inevitabilmente non... Abbiamo parlato della nostra tappa di sabato prossimo a Villa Paradiso, non dimentichiamoci che giocheremo come quasi tutte le settimane ormai anche la domenica, per cui saranno weekend intensi. Se sabato siamo a Villa Paradiso, domenica andiamo a La Colombera, a Castrezzato, quindi vicinissimo a Brescia e nell'area ancora del Franciacorta, un circuito fantastico. Ha 9 buche che sono diventate 12 nel frattempo, ma il percorso classico della nostra gara, che è su 18 buche la gara, è due giri delle stesse 9 buche. Campo piuttosto impegnativo, divertente anche in questo caso, e gestito credo in maniera fantastica, perché gestito. È un ambiente veramente friendly, come osiamo definirlo noi, vero Marco? E la cosa, una delle cose che mi piace di più di questo campo è proprio quello, a parte la bellezza ovviamente, quello che è gestito in maniera moderna, oserei dire. E non c'è più il classico campo da golf gestito come 30 anni fa, che purtroppo ancora si ritrova in qualche campo, fortunatamente in pochi, in giro per l'Italia. Questo è proprio il campo moderno e questo dobbiamo dire grazie al presidente Daniela Bariselli, che ogni giorno se ne inventa una e con questo campo sta veramente, secondo me, andando bene. Ecco, la cosa che mi piace tra l'altro è che ha proprio l'accuratezza dei fairway, e soprattutto è uno dei pochi campi che pratica il doppio taglio nel rough, perché sulla carta lo fanno quasi tutti, ma poi non si vede perché è un impegno, un costo non indifferente dover passare due volte il taglio. Alla Colombera esiste un doppio taglio di rough fantastico. Capisco che gli amici da casa magari stanno dicendo, questi e non sono golfisti, ci stanno seguendo. Fortunatamente noi andiamo in chiaro a casa di tutti quelli che magari sono attratti dalle immagini di golf. Però il rough è la parte esterna, quello con l'erba un po' più alta in un campo da gioco. Ecco, ricordiamoci che la Colombera... Dove vado sempre io. Dove vai sempre tu? Io. Ma io sai che... non voglio rovinare i fairway. Io ho già pronto un libro, sono indeciso sul titolo, come ripeto spesso, o Amico Raff o Il Fairway, questo sconosciuto. Sì, perché c'è il dubbio poi sull'aspetto finale. E quando dice la gara oggi si piazza, dico, a me non importa niente, tanto io non ce vado mai in fairway. Poi,
Poi si mangia benissimo, è l'occasione veramente per provare un campo con par 5, par 4, perché uno dice 9 buche, no, questo è un campo vero dove usi tutti i ferri che hai a disposizione in sacca. Eccola qui la presidentessa, Daniela Beresella, abbiamo visto sul stand del driver, è comunque veramente un grandissimo campo. E l'appuntamento qui è per domenica 19 maggio, gara di Gol Television Tour, sempre con 4... Il resto dei Pinchi si avvicina nei par 3 di più alla bandiera, tantissimi premi e 3 finalisti anche qui che porteremo chiaramente il 7 ottobre poi a Franciacorta. Una domanda velocissima Massimo, ma scusami, ti do proprio 2 minuti per rispondere. Complica. Dimmi. Abbiamo parlato di finale internazionale, ma non dimentichiamoci che la finale si chiama finale internazionale, ma è il campionato italiano, perché voi la proclamate campioni italiani dell'Automobile Club per quanto riguarda il golf. Esattamente. È un campionato italiano fatto all'estero. È un campionato italiano che ha la sua... perché le gare, perché vogliamo dare ai soci, ai nostri soci, io sono un dipendente dell'Automobile Club, per cui... E mi riconosco nell'Automobile Club, vogliamo dare ai nostri soci un evento dove potersi ritrovare insieme, vivere un evento sociale, un po' quello che era tanti anni fa, voi siete giovani, non vi ricordate, ma c'erano il radio raduno organizzato dall'Automobile Club, te le ricordi tu queste cose? Certo che me le ricordo. Tu non sei più tanto giovane. Siamo vicini. C'era qualche anno fa, c'era la Cineve, che era anch'esso un evento per i soci ACI, gare di sci, eccetera. E questo praticamente in questo periodo è l'unico evento sociale nazionale che in questo momento abbiamo, e quindi ci fa piacere. Sì, perché ACI Sport segue oltre al golf chiaramente i motori. ACI Sport è un po' la costola principale della parola sport per l'Automobile Club, i motori. Beh, no? perché l'Automobile Club Italia, forse non tutti lo sanno, ma è la federazione sportiva automobilistica del CONI. Cioè, noi facciamo parte del CONI come la federazione golf. Voi non siete un'associazione legata al CONI praticamente, una federazione del CONI. Oltre ad essere un'associazione di automobilisti. Adesso noi ti portiamo a Milano, hai mai giocato alle Rovedine? Sì. Grande campo, un open maschile, uno femminile, insomma, andiamo a vedere che cosa è successo nella nostra tappa alle Rovedine, uno spettacolo. Golf Television in Tour, siamo all'ottava tappa, palcoscenico meraviglioso oggi, il percorso del Golf Le Rovedine, vicino a Milano, già teatro di un Open d'Italia maschile e femminile. Una giornata che vale anche per il campionato sociale del Club Le Rovedine, tanti premi come di consueto, oggi fanno giocare anche a me, non ho capito bene il perché. Comunque seguiteci in campo, ci divertiremo di sicuro, giornata meravigliosa. Fratello ha disegnato un bel campo. Bellissimo, poi è perfetto. Ma secondo lei se l'è fatto a sua immagine e somiglianza? Ci prova, continua a modificarlo, continua a mettere ostacoli per dar fastidio agli altri. Se li tiene buone per lui invece. Ciao, ciao, ciao. Hey, hey. J
giocare sul campo che si è disegnato è più facile? Non lo so se è più facile, sinceramente, se la tiri dritta tutti i campi vanno bene. Come fate a tenere un campo così in situazione proprio perfetta? Ci mettiamo passione e impegno, niente di più. Per il padre. Grazie. Si sta divertendo? Sì, certo. Poi una bella giornata, la compagnia è buona. Franco Piras, suo figlio, ha disegnato un campo facile o difficile? Buono per tutte le capacità. Ma lei che consiglio gli ha dato? Io consiglio di farlo al meglio delle sue capacità e lui ce l'ha messa tutta, è bravo. Poi un campo come questo praticamente in città. E questo è il grande vantaggio che hanno i milanesi, hanno un campo di primissima qualità. Col sigaro si gioca meglio? Sempre. Se poi c'è il sigaro e la birra, ancora meglio. Ottava tappa del nostro circuito Golf Television in Tour, siamo alle Rovedine, un campo che ha ospitato l'Open d'Italia maschile e femminile, che ha allevato tantissimi nuovi giocatori. Luca Dotti, segretario sportivo di questo circo, tanti associati ma anche tanto divertimento, perché avete un campo pratica tra i più belli d'Italia. Oggi c'era tanta gente, grazie a voi che avete portato una bellissima gara, quindi ringraziamo Golf Television, questo campo pratica che fa nascere le nuove stelle del futuro. Come avete visto il campo oggi era stupendo, c'erano 100 persone in gara, quindi direi una grandissima giornata di golf con tanto sole e con tanto vento. Ecco, le Rovedine che con la famiglia Piras è all'avanguardia sotto tanti aspetti, non per nulla c'è anche questa Demo Day che anticipa tutte le novità di Orlando ogni anno e apre la stagione vera per le novità a livello di attrezzature anche per il mercato italiano, e poi siete sempre i primi a presentarle. Noi abbiamo fatto anche quest'anno come diciamo apertura della stagione a questo evento che ci ha portato tante persone, quindi sono venuti a provare tante novità per quanto riguarda i bastoni, i nuovi drive, tanti putt che ho visto anch'io per la prima volta, quindi come tutti gli anni è un grande evento che apre la stagione golfistica. Ecco l'ultima domanda, ma è un campo pratica a questo livello praticamente a Milano, a 10 minuti dal centro di Milano? È proprio il centro della pratica di Milano, tutti vengono a praticare anche quando c'è la pioggia, sono tutti qua, quindi è sempre bello vedere un campo pratica così grande, sempre così pieno, soprattutto nel weekend. Da ricordare tra l'altro che oggi alla nostra tappa praticamente c'era il presidente, il dottor Paolo Piras, poi Roberto, Franco, ottimi giocatori golfisti, c'è scappato anche l'All in One. Quindi Roberto, ho scoperto. Di Roberto con l'All in One all'ultimo par 3 del percorso, con i nostri soliti 4 premi di presenza da coprire tutti, nearest to the pin, i vari par 3. Appuntamento quindi adesso alla prossima tappa, ma le Rovedine un campo assolutamente da tornare a giocare.
siamo ormai alle battute finali di questa trasmissione. Una domanda. Quasi 30 anni in giro sui campi del golf italiano. Ti vuoi rifare per il fatto che tu hai detto che c'è una certa età? Quindi, certo. Cosa hai imparato dal golf italiano? Una domanda di riserva? Il golf italiano è un golf complicato, i golfisti italiani sono molto complicati. Ce ne stanno alcuni che ritengono di appartenere a un'elite, e per fortuna altri che invece hanno capito che il golf è uno sport come tutti gli altri, e uno sport va preso con lo spirito giusto, cioè come un'attività finalizzata al divertimento, ma nella quale bisogna profondere il massimo impegno per far sì che la cosa finisca, come dire, nel migliore dei modi. E quindi non bisogna più vederlo come uno sport d'élite, ma come un gioco per tutti, anche perché basterebbe farlo conoscere un po' di più e far capire che non è quello sport da ricchi come tutti credono, perché economicamente è molto abbordabile, come può essere abbordabile una settimana bianca in montagna all'anno, come una settimana di vacanza al mare. E sai cosa aggiungo? Che il golf dal mio punto di vista è anche lo specchio dell'anima. Dicono che come sei nella tua vita, il golf getta tutte le maschere, e sia per i giocatori che per chi organizza alla fine esce la vera anima delle persone. Le persone false vengono snaturate e svelate subito e tanate su campo da golf. Per cui il golf è proprio bello per quello, perché ti dà la trasparenza, chi vuole vincere a tutti i costi. I bluff spariscono alla svelta. Sì. Allora noi ringraziamo Massimo Colognola, caro Marco Lanza, per essere stato con noi, è un amico. Ricordiamo solamente che avete tempo fino al 20 maggio per il nostro gioco settimanale, anzi se c'è inquadrature, guardate dove vi portiamo. Voi diteci chi è il progettista del golf di Modena, che fu inaugurato nel 1991, un grandissimo professionista di golf, chi l'ha progettato. Tra tutte le risposte che arriveranno fino al 20 maggio ne estraiamo una, e quella persona sarà il nostro ospite alla gara del 1 giugno del Golf Television Tour proprio a Modena. Bene, abbiamo concluso, buona settimana a tutti, grazie a Massimo Colognola, alla 28ª edizione dell'Automobile Club Italia Golf. Appuntamento alla nostra finale dal 16 al 23 settembre a Estepona. Ecco, non l'avevo neanche detto, Costa del Sol, abbiamo visto la locandina prima, tutti in Spagna e via. Grazie ancora, buona settimana. Ciao a tutti.